Sergio, hai il divano tutto per te. Beh, no, non in realtà tutto per me, perché ho ospiti questa sera che sono Marco Gai, Mariano Corso e Franco Conrotto, che ho invitato sul palco. Benvenuti. Noi arriviamo alla fine di un lungo pomeriggio di discussione sull'innovazione. Abbiamo parlato di governance, abbiamo parlato di innovazione, abbiamo parlato di procurement. Ci manca qualcosa, il nostro panel si chiama Promuovere partnership tra pubblico e privato. Provando a trarre un po' di conclusioni, che cosa potremmo fare, con che cosa possiamo uscire questa sera con qualche idea nuova su una ricetta, una soluzione, un modello vincente, ce l'abbiamo, un modello vincente, mi pare che abbiamo idee abbastanza diverse. Abbiamo qui diverse esperienze rappresentate. Professor Mariano Corso, docente di Leadership e Innovation al Politecnico di Milano e direttore scientifico del gruppo Digital 360, ed è membro di numerosi osservatori che su questi temi, agenda digitale, smart work e innovazione nella sanità, appunto, si occupano di fare un po' il quadro della situazione. Marco Gai è presidente di Anitech Aninfor, che è l'associazione aderente a Confindustria che riunisce le aziende ICT, ed è anche l'amministratore delegato di Digital Magics, che è un business incubator per startup digitali, forse più grande in Italia. E infine abbiamo Franco Conrotto, che è il direttore generale di InSiel. Abbiamo parlato molto di InSiel oggi. InSiel ha delle esperienze interessanti in questo senso, probabilmente da raccontare. E ha lavorato in tutta la sua vita nel settore ICT, gestendo proprio progetti di outsourcing e di integrazione dei sistemi orientati al cliente. E quindi questo modello vincente, partirei dalle esperienze molto concrete, partirei da InSiel magari. Che cosa vi siete portati a casa da questi progetti di collaborazione con grandi aziende, alcune delle quali erano presenti anche oggi? Ma io credo di poter dire che ci siamo portati a casa quello che è risultato evidente dagli interventi che abbiamo visto fino adesso, cioè non è pensabile di fare nella pubblica amministrazione della reale e consistente innovazione se non c'è un contributo da parte dei privati, che hanno ovviamente una capacità di investimento e un panel di expertise assolutamente superiore a qualsiasi altra entità informatica che possa essere presente nella pubblica amministrazione. Il problema, secondo me, è che per utilizzare al meglio questo strumento di partnership, diciamo, se posso mutuare così uno spunto dall'intervento che ho visto sull'agri-food, bisogna preparare molto bene il terreno per poi poter raccogliere qualcosa di veramente molto importante. Cosa voglio dire? Che certi tempi non possono essere compressi, mi sembra che sia stato dimostrato. Quindi bisogna lavorare molto bene sulla preparazione e sulla comprensione di quello che si vuole acquistare e del tipo di effetto che avrà sulle infrastrutture, sui sistemi dove sarà applicato, per fare in modo poi che nell'espletare la gara e introdurre all'interno le soluzioni, tutto vada bene. L'unico modo per risolvere i tempi è non avere nessun imprevisto lungo la strada. Certi tempi non sono comprimibili, ma bisogna ridurre l'imprevisto a zero. Noi da questo punto di vista credo che sicuramente abbiamo fatto anche qualche esperienza non positiva, ma abbiamo svariate esperienze positive, perché almeno da 2 anni abbiamo capito questo meccanismo, cioè che l'ufficio acquisti deve lavorare con dei processi assolutamente chiari, precisi, lista di priorità, e questo forse è scontato, non credo che sia particolarmente innovativo, ma abbiamo un settore enterprise and architecture che prepara il terreno mesi prima, come andando a verificare tutta una serie di esperienze sul mercato, cercando di capire esattamente cosa stiamo cercando, perché lo stiamo cercando, se sarà la soluzione giusta, quali sono i tempi di applicazione di questa soluzione, in modo che quando arriviamo alla gara, pur pagando, diciamo così, il chip che la gara ci richiede, siamo sicuri di pagare solo quel chip e nient'altro. E questo in qualche modo riesce a bilanciare alcune tempistiche. Quando è che le cose vanno male? Quando qualcosa va male nella preparazione della gara, e quindi poi la gara non è efficace, va lunga, ci sono i ricorsi, non hai comprato quello che volevi e quindi devi tornare indietro. Ecco, questo si verifica molto spesso
quando la preparazione non è adeguata. Aggiungo una cosa e poi non voglio rubare troppo tempo. Secondo me uno dei vantaggi nel sistema, che forse molti hanno, ma non so se tutti hanno, è che il sistema non è binario pubblico-privato. Secondo me le in-house si collocano in uno strato, passatemi il termine, intermedio, nel senso che noi siamo in grado di ragionare con la testa del privato, cercando di intercettare, o comunque il nostro mestiere è intercettare le esigenze del pubblico. Questo dà un vantaggio al settore pubblico che fa riferimento a questo tipo di in-house, perché noi riusciamo sostanzialmente a risolvere tutte le complessità in anticipo, perché conosciamo entrambe le realtà, entrambi i modi di ragionare. E quindi credo che queste siano alcune degli elementi, diciamo, non voglio dire vincenti, ma che sicuramente ci hanno portato a spendere qualche esperienza molto positiva, soprattutto negli ultimi 3 anni, nell'introdurre tramite privati tecnologie, soluzioni e quant'altro. Grazie. E se allarghiamo lo sguardo al tutto il settore ICT, che cosa possiamo trarre come stato dell'arte della collaborazione tra pubblico e privato e segmenti intermedi, giustamente? Innanzitutto mi ha fatto molto piacere oggi assistere ai lavori, perché questa è una considerazione che forse a fine giornata ci sta a farla. Una volta erano questi ragionamenti per pochi. Ci si chiudeva in una stanza, si era in 10, si faceva i ragionamenti su dove si poteva andare, come si poteva impattare. Oggi invece ho avuto la chiara percezione che, oltre alla qualità dei panelist, ci siano argomenti che iniziano a essere, come diceva Santoni prima, più chiari, più masticabili. E questo è un bel passaggio in avanti, perché vuol dire che poi si fa impatto, perché sennò diventa poi un discorso per addetti ai lavori, appunto, cosa dice il mondo dell'ICT, e il mondo dell'ICT, fino a quando è autoreferenziale, non fa quello di cui stiamo parlando qui oggi, quindi non scala. Allora, cerco di riassumerlo, poi magari avrò occasione di portare anche qualche esperienza più diretta, ma su 3 binari. Il tempo e la velocità è oggi molto ben compresa dal mondo ICT, che si vede, tra virgolette, superare a destra dall'innovazione che avanza e quasi non riesce a intercettarla per scaricarla sul mercato. Io faccio un ragionamento che chiaramente parte dal mercato, e quindi ci stiamo interrogando, stiamo lavorando, stiamo studiando, stiamo progettando come essere non solo al tempo sul mercato, ma anche come essere in un qualche modo anticipatori sul mercato, consapevoli di un fatto importante. Il partenariato pubblico-privato, aziende come Insiel, sono dei fattori importanti, perché tutta la grande innovazione, tutta la grande evoluzione, tutta la grande digitalizzazione che impatta poi sulle aziende e che sta facendo progredire i mercati e i paesi che sono mercati maturi, perché questa è un'altra riflessione che secondo me noi dobbiamo farci. L'Italia è un mercato maturo. Come faccio a creare valore aggiunto in un mercato maturo? Ci metto innovazione. Come faccio a metterci innovazione? Faccio quello di cui stiamo parlando oggi. Ma se non c'è un layer pubblico, di partenariato pubblico-privato, dove il mercato può insistere, può crescere, e non ci sono agenti che fanno la moderazione culturale, cioè quelli che ti aiutano a capire i linguaggi e ti scaricano a terra questo processo, tu ne perdi assolutamente un pezzo, e quindi bisogna lavorare fortissimamente sulla base di layer innovativo pubblico su cui il mercato poi deve fare i propri investimenti, che non è statalismo assolutamente, perché questo frenerebbe il mercato, ma avere condizioni di competitività sane, dove poi il mercato e i mediatori culturali rispetto al mercato possono aiutarti a lavorare. Secondo aspetto che vedo sempre come associazione, territori. Noi siamo una realtà dagli 8.000 campanili, che è la traduzione di quanto i territori abbiano un'importanza e un impatto straordinario in quello che vogliamo portare come evoluzione. Perché ogni territorio ha le proprie caratteristiche,
da queste caratteristiche bisogna cercare di far partire l'innovazione del territorio stesso. Quindi la normalizzazione delle funzioni, la normalizzazione dell'innovazione, la normalizzazione del mercato del territorio, secondo me è una strada che magari fra 20 anni potremmo pensare di vedere realizzata, ma se noi tra 20 anni, quando tutti gli altri parleranno di industria 20.0, noi vorremmo almeno esserli agganciati, bisogna partire dai territori, quindi prendere meglio il territorio, usare le piattaforme che ci sono nel territorio e da lì partire, ma da lì partire anche noi aziende ICT per scollinare e poi cercare di portare questa innovazione in maniera dirompente ed efficace e comprensibile. Perché un'altra cosa che è stata detta prima è i cittadini sono al centro di questo e quindi siamo nella prima vera grande rivoluzione industriale e nella rivoluzione che stiamo attraversando chi comanda non è più chi fa l'innovazione, non è più chi dà la macro direzione, ma è il cittadino che pretende l'innovazione. Questo è un altro bel cambiamento che secondo me noi come mercato dobbiamo andare a capire. Terzo punto e chiudo questa prima parte di riflessione, è stata parlata tanta di invenzione stamattina. Secondo me il partenariato pubblico-privato, aziende che siano piattaforme che poi ti permettono di fare le gare con Consip, ad esempio in maniera più lineare, più facile, fanno sì che l'invenzione diventando collettiva diventi innovazione. Perché questo è un altro passaggio importante, perché l'innovazione è reale quando è collettiva, quando è per pochi è un'invenzione o è qualche cosa che è sicuramente dei picchi di eccellenza, ma qua abbiamo un'eccellenza partendo dai territori e dal partenariato pubblico-privato alla competenza ICT, quindi riprendo i due punti precedenti, dove l'invenzione, quindi la nostra capacità di inventare qualcosa che non c'è, diventa collettivamente innovazione e poi il mercato fa il suo mestiere. Quindi io credo che questa sia veramente la base, il momento è ora, mi verrebbe da dire, per fare un bel colpo di reni perché abbiamo tutte le carte in tavola. Poi sul mercato magari dopo dirò ancora qualcosa. Hai anticipato un tema che trovo chiave, che è la centralità del cittadino e la domanda del cittadino. E se è chiaro che c'è il desiderio del cittadino di fare domande e di imporre più che in passato i termini del gioco, mi chiedo, ma c'è una domanda in questo momento da parte del cittadino? C'è una maturità sul tema, sui temi dell'innovazione in cui effettivamente i cittadini stanno portando avanti? E poi arrivo. Ma allora, una domanda concreta. Secondo me domanda ce n'è da parte del cittadino. Noi in realtà dovremmo capire se siamo in grado di fornire i fattori e l'offerta, nel senso domanda ce n'è, ma noi stiamo usando il linguaggio giusto per capire che cosa dobbiamo dirci, perché questo è l'altro problema, o questo è l'annoso problema del mondo dell'innovazione e delle ICT, la terminologia, usare parole che sono incomprensibili e poi si switcha sull'inglese ed è finita, nel senso che poi non parli più. E quando dico cittadino, che è una parte importante, cittadino vuol dire anche piccola media impresa, non è solo Mario Rossi, Fausto Bianchi e discorrendo. Quindi è il problema di linguaggio, perché c'è un grande bisogno di spingere da quel lato di... Anche perché, e chiudo, quando tu dai un'innovazione, io prendo sempre l'esempio più banale del mondo, il telefonino. No, il telefonino è l'innovazione più banale del mondo. Nel momento in cui l'hai diffusa, quindi c'è stata la domanda, il cittadino, la piccola media impresa, è diventato lo strumento di lavoro. Le persone in questa sala oggi, grazie a questo strumento che noi oggi diamo per dato, oggi mentre erano qui hanno probabilmente risposto a mail, qualcuno avrà fatto dei bonifici, qualcuno sarà andato a vedere cosa vuol dire la blockchain applicata a dei settori che gli è venuta l'idea e via discorrendo. Qualcuno sta guardando i mondiali. Qualcuno sta guardando. Ci sono i mondiali, non sapevo che ci fossero i mondiali. Quest'anno ci sono i mondiali. Cominciano oggi. Non lo sapevo. Non so, secondo me è il 2020, no? Mi sembrava di aver capito. Ma a parte questo, quindi la connessione è questo. Secondo me c'è domanda, bisogna essere molto più bravi, performanti, chiari e veloci sull'offerta. Grazie. Mariano Corso, dal punto di vista, visti con la lente dell'osservatorio, dello studio
anche più teorico. Cosa ne viene fuori? A che punto siamo? E credo che anche nel panel di prima siano risuonati molti concetti che vi sono cari. Sono cari, sì. Devo dire che abbiamo avuto in questi anni la fortuna di poter seguire anche lo sforzo che è stato fatto per cercare di riavviare quelli che sono le politiche di innovazione, i rapporti pubblico-privato, e io penso che mai come in questi anni si sia cercato di investire ad esempio sul tema del procurement dell'innovazione, cioè come far arrivare l'innovazione alla pubblica amministrazione. E oggi il bilancio è necessariamente non positivo, nel senso che nonostante siano state fatte cose concettualmente importanti, gli effetti ancora non ci sono. Faccio alcuni esempi e poi provo anche a dire quali sono secondo me le ragioni di un sostanziale mancato successo, se non fallimento. Allora, prima si parlava del procurement, c'è stato secondo me questa intuizione di cercare di superare quel problema degli 8.000 campanili, quindi questa l'idea buona, no? Del concentrare gli acquisti dei soggetti aggregatori nei quali avrebbe dovuto essere possibile anche concentrare la competenza. Quindi una buona idea. C'è stata anche molto contestata, ma secondo me più che altro perché comunicata male. C'è stato tutto il tema della finanziaria 2016, quindi dell'obiettivo della contrazione delle spese correnti a favore della spesa d'investimento. Il famoso 50%, no? Che ha mandato tutti un po' all'inizio in difficoltà. In realtà è stato uno strumento, voleva e poteva essere uno strumento potentissimo di riqualificazione della domanda di innovazione. Terzo elemento importante, il codice dei contratti pubblici, poi il codice degli appalti, che poi scherzosamente ma non tanto chiamiamo il codice degli asfalti ogni tanto, no? Per dire che non si presta a generare rapporti innovativi tra pubblico e privato. In realtà il nuovo codice dei contratti pubblici contiene delle novità interessantissime che sono state inserite anche recependo quelle che erano le indicazioni delle direttive europee. Quindi ad esempio il tema annoso dell'assegnazione delle gare al minor prezzo, se andate a vedere i contenuti del nuovo codice dei contratti pubblici, in effetti c'è un forte contrasto alla possibilità di assegnare in base al prezzo. L'introduzione di concetti che prima erano dei tabù, tipo il rating d'impresa, poi evidentemente è stato detto, no? L'obbligo di digitalizzazione dei processi e poi gli acquisti specifici, gli strumenti specifici per l'acquisto di innovazione, quindi PCP, PPI, tutto il dialogo competitivo. Quindi elementi estremamente interessanti. Elementi interessanti anche pragmatici. Prima si parlava con Consip delle convenzioni quadro. Le convenzioni quadro hanno introdotto degli strumenti che permettono di velocizzare tantissimo lo sviluppo di progetti. Da ultimo, diciamo verso la fine della legislatura, c'è stato il piano triennale, no? Il piano triennale secondo me è stato in grande ritardo, ma è stato un percorso estremamente interessante che spinge la pubblica amministrazione a finalmente darsi un orizzonte, dover rispondere di un orizzonte, della valorizzazione di infrastruttura, insomma non è poco quello che si è fatto, eppure l'esperienza corrente, prima lo anticipavo, è quella di meccanismi di relazione pubblico-privato che non solo non funzionano ancora, ma la sensazione diffusa è che funzionino sempre peggio. Io credo che le cause ovviamente sono sempre quello a cui bisogna risalire per arrivare poi alle soluzioni, sono fondamentalmente tre. Allora, uno è legato all'attuazione, cioè in molti di questi strumenti vediamo che alla fine ci sono stati dei difetti nell'attuazione. Il codice degli appalti, ad esempio, detto contiene tantissimi principi importanti, però si è perso tantissimo tempo a discutere i principi, poi è stato fatto in modo molto veloce.
con moltissimi errori, è stato pubblicato, approvato l'ultimo giorno utile per non incorrere in sanzioni, quindi quando si fa questo alla fine tantissimi decreti attuativi necessari, erano 55, molti dei quali ancora non... insomma, quando c'è un difetto di attuazione, cioè il diavolo sta nei dettagli, evidentemente poi le cose non funzionano non perché i principi non ci siano, ma perché non vengono fatte nel modo giusto. Secondo elemento, il tema delle competenze e della leadership responsabile nella pubblica amministrazione. Io credo che ci sia una carenza in tutte le pubbliche amministrazioni di, non solo di competenza tecnica, ad esempio sui meccanismi d'acquisto, sul procurement, ma anche proprio di competenza manageriale, capacità di prendersi anche delle responsabilità. E questo perché si è investito poco in formazione manageriale, perché non si ha il coraggio di dare gli orizzonti lunghi con verifica dei risultati al management della pubblica amministrazione, perché c'è un rapporto malato con la politica, quindi non si ha il coraggio di recidere anche nelle nomine quelli che sono una relazione decisamente malata. L'ultimo elemento, io credo sia quello su cui bisogna, per la fine si può ricondurre tutto, il tema che è stato già citato, di una cultura distorta e di un pregiudizio diffuso, no? Si diceva della cultura del sospetto. Io credo che in Italia siamo malati di populismo, giustizialismo e spesso ipocrisia, no? Quindi si vede, si vuole vedere, si vuole dipingere, perché porta consenso la pubblica amministrazione come ipertrofica, e non è vero, però porta consenso dire che lo è. Si vuole vedere come fonte di inefficienza, si vuole affermare il concetto, che secondo me è gravissimo, dipendenti pubblici uguale potenziali corrotti, fornitori uguale potenziali corruttori, no? Allora questo diventa una sorta di, che si ricorda un po' di organizzazione, la teoria X e la teoria Y di McGregor, no? Tu tratti qualcuno come un potenziale corrotto, incapace, inefficace, beh, alla fine metti tutta una serie di regole, controlli, adempimenti che alla fine danno degli effetti distorsivi che finiscono per diventare una profezia che si autoavvera. Ecco, questo è la grande malattia che abbiamo nel sistema, nel rapporto tra pubblico e privato, che poi ci porta a prendere delle decisioni assurde. Cioè, oggi il sovraccarico di ruolo che viene dato ad ANAC, ad esempio, è una chiara distorsione del sistema. Cioè, ed è anche un qualcosa di ipocrita. Cioè, ANAC ha delle risorse estremamente limitate e lo si sobbarca di compiti che non sono solo di controllo, deve dare i pareri, deve addirittura fare le dispute di precontenzioso, insomma una missione impossibile, quindi un meccanismo che è progettato per fallire. Ecco, io credo che il nodo in questo dialogo, in questa consapevolezza di quella che è questa cultura distorta, ci sia molto di quello che oggi si deve fare. Scusate, ho preso un po' di più. Beh, direi che il quadro è stato molto chiaro e non del tutto consolante. Vi stimolo, se avete domande, a intervenire, perché di fatto sono le ultime che possiamo fare questo pomeriggio. Intanto procedo, se qualcuno si segnala abbiamo il microfono in sala. E se no, io intanto vorrei chiedere a Insi e la Franco Corrotto, ci raccontava all'inizio del pomeriggio il presidente Puksic del fatto che siete inseriti in reti europee e siete protagonisti della condivisione di pratiche a livello europeo, e volevo chiedere appunto, c'è qualche modello, c'è qualche indizio che al di fuori dall'Italia ci potrebbe dare qualche stimolo da portare? Ma almeno io, per quello che recepisco tramite il Presidente, mi sembra di capire che all'estero sicuramente, insomma almeno in alcune realtà, c'è sicuramente un approccio molto più snello. Però vorrei anche qui sfatare un mito: l'approccio più snello non è nella pubblica amministrazione, l'approccio più snello è nel progettare i sistemi in modo che si possano mettere a gara richieste più snelle.
L'esempio che mi fa sempre Simone è di un'esperienza che ha visto, se non ricordo male, in Danimarca, adesso non potrei sbagliarmi, dove sostanzialmente si fanno delle gare a lotti di, credo, 100K e vengono lavorate in 9 settimane. Ma questo non è un problema di regole, questo è un problema della società che progetta questo tipo di sistemi, che riesce a scomporre il sistema in Lego talmente piccoli che sono molto maneggevoli non solo da un punto di vista tecnico perché integrati, flessibili eccetera, ma anche da un punto di vista gestionale organizzativo. Quindi secondo me noi dobbiamo pensare non solo in termini di cambiare le regole, semplificare le regole eccetera, ma forse anche nel modo in cui approcciamo i sistemi e la scomposizione dei sistemi in componenti semplici può aiutarci per esempio ad arrivare a dei modelli di acquisto molto più semplificati. Quindi secondo me in Europa ci sono delle esperienze da questo punto di vista evolute e tra l'altro noi stiamo anche cercando di portare questi contributi qui a Trieste proprio per immaginare nel prossimo ciclo di piano industriale, nei prossimi 3 anni, di arrivare a dei sistemi scomponibili in questa maniera che ci consentano una modalità di operatività e di acquisto molto più flessibile. Invece Marco, chiedevo a te, che lavori molto con l'innovazione più spinta, l'intelligenza artificiale, il mondo dei dati, soprattutto con l'esperienza di Digital Magics, che cosa cambia nel momento in cui, o che cosa potrà cambiare sempre di più in prospettiva nel momento in cui lavoriamo con un'innovazione che corre sempre più veloce, che ha la necessità di grandi competenze, e grande snellezza, il mondo delle start-up, la vivacità delle start-up che richiede una certa velocità, che sfida danno al sistema della collaborazione tra pubblico e privato? Sì, la danno. Dunque, io credo che diano una grandissima sfida, ma anche una grandissima opportunità, perché noi stiamo chiaramente vedendo come accelerare la nascita di piattaforme che possono diventare asset strategici, stiamo vedendo come accelerare tutta la parte della pubblica amministrazione perché sia più accessibile, come semplificare, questi sono i master, no? che bisogna portare avanti. Il mondo delle start-up e l'innovazione, nascendo dal basso, porta una cosa che secondo me è disruptive, quindi è discontinua, è innovativa in maniera imprevista, già per la modulazione che ha, perché se tu prendi le start-up e gli fai fare open innovation su questi settori, su queste applicazioni e su questo rapporto fra pubblico e privato, probabilmente emergono delle possibilità di cambiamento, poi è un problema di execution, ok? Perché è sempre poi un termine di esecuzione, ma delle possibilità di cambiamento che nascono dal fatto che chi si occupa di innovazione ma non si occupa di quel problema lo interpreta in maniera diversa, innovativa e perché no, magari più semplice. Per citare un caso concreto, 15 giorni fa noi abbiamo fatto con Talent Garden a Torino un evento che si chiama Connecting City per innovare la metodologia della città, per far arrivare l'innovazione per il territorio dal territorio. È un evento che poi produrrà delle call for innovation nazionali, ma le idee che emergono da lì sono idee, torno al cittadino, sono idee all'utilizzatore, alla piccola e media impresa, allo start-upper che nasce con questa vocazione. E io che ho la visione nazionale ICT, ma anche la visione nazionale delle start-up, essendo noi insomma in tutta Italia, questa è una grandissima opportunità che spesso viene messa un po' di lato perché chiaramente è faticosa, perché tu ti devi interfacciare con dei giovani che vogliono fare impresa e che sono faticosi perché hanno sempre ragione loro, l'idea è giusta è solo la loro, i conti tornano solo i loro e se tu non capisci, sei tu che non capisci, non è loro che si sono spiegati. Questo è così. Dopodiché se si sorpassa, e quindi anche qua ci vanno i mediatori culturali, se si sorpassa questa fase tu veramente scopri delle opportunità che sono magari le opportunità che applicate o inserite in un processo
ti accelerano tutto quello di cui stiamo parlando, ma soprattutto te le danno con un senso straordinario di attualità, e attualità e attualizzare vuol dire efficacia, efficienza, e per il mercato vuol dire competitività. Ultimi minuti, se avete qualche spunto da... Abbiamo una domanda lì. Grazie, mi chiamo Fabio Magnori, sono parzialmente estraneo qui perché sono avvocato, ma mi occupo di tematiche di digitalizzazione dal punto di vista legale. Un breve intervento per quello che riguarda le partnership pubblico-privato. È molto vero quello che è stato osservato della cultura del sospetto. È importante prendere coscienza del fatto che i controlli, e lo dico da avvocato, non devono essere fatti in maniera legalistica. Stiamo affrontando questa tematica in un gruppo di lavoro in cui partecipa il presidente Violante, l'ex Guardia Sigilli Flick, e il tema che stavo cercando di portare avanti è proprio questo. Visto che le decisioni in ambito di gare, soprattutto oggi, che i principi prevedono delle valutazioni di carattere discrezionale, non possono essere valutate in maniera legalistica. Bisogna tener conto del fatto che la teoria delle decisioni è retta da una branca della matematica che è la matematica statistica. Quindi non sempre si arriva alla stessa conclusione. Il giudice che rivede il processo ex post deve mettersi in realtà in una posizione ex ante per riuscire a valutare correttamente, altrimenti andremo sempre a invalidare le gare con i problemi che sono stati correttamente segnalati. Quindi sarebbe auspicabile un intervento normativo che non, in maniera non dissimile da quello che ha fatto in ambito totalmente diverso la legge Gelli sulla responsabilità sanitaria, introduca delle esimenti per, a favore del pubblico funzionario che abbia preso una decisione di carattere discrezionale documentando in maniera idonea il processo. Concludo con una nota positiva invece sulle partnership pubblico-privato. Si tratta di un caso che abbiamo presentato la settimana scorsa proprio al Think di IBM, che prevede la costituzione di una sandbox in materia assicurativa. Che cos'è una sandbox? È un terreno di gioco protetto in cui partecipa una pubblica autorità, in questo caso l'IVAS, che è il regolatore assicurativo, dove si possono sperimentare tecnologie nuove, in questo caso tecnologie blockchain, in vivo, quindi con contratti veri, ma in ambiente protetto. Stiamo partendo, stiamo realizzando il primo caso e a livello europeo questa è la terza esperienza dopo Regno Unito, Svizzera e Canada. Quindi mi sembra che insomma in Italia non siamo secondi a nessuno. Grazie, grazie della testimonianza. Se non ci sono altri spunti, noi siamo al limite del nostro tempo, avete repliche voi? A me veniva una curiosità su come l'università in tutto questo possa dare il suo contributo, vista... Guarda, l'università deve dare un suo contributo, l'università in Italia è in grandissimo... Adesso, abbiamo parlato di competenze, non so se tutto posso il dirlo, giorno. Però l'università in Italia è in grandissimo ritardo, no? Perché non riesce a rinnovare quelle che sono le competenze che produce, perché anche questa è vittima di un... di una grandissima rigidità. Io penso che per chiudere, cioè il grande, qualche anno fa si diceva che il software sta mangiando il mondo, in realtà chi sta mangiando il mondo oggi è l'agilità, cioè questo vale per il pubblico, per il privato, ma soprattutto vale per il rapporto tra pubblico e privato. O si fa in modo di essere agili, e questo lo dico anche all'università, no? Quando tu riconosci che c'è un'esigenza, che ad esempio bisogna produrre, non so, i data scientist, e poi ci metti 5-6 anni per produrre un corso di laurea sulla data science, sei fuori. Cioè, non, ovviamente intanto sono andati all'estero. Allora, nel rapporto, anche nella relazione pubblico e privato, vale per IBM, vale per la regione Friuli Venezia Giulia, vale per tutti. O si riesce a imparare dai meccanismi agili e allora si riuscirà a sopravvivere, oppure evidentemente si è sempre in ritardo in un mondo che va esponenzialmente. Essere agili mi sembra una
conclusione per un codice degli appalti agile. Io vorrei vedere. Il codice agile mi sembra un'ottima proposta. Io ringrazio Mariano Corso, Marco Gai, Franco Corrotto per la loro partecipazione a questo pomeriggio. Ringrazio in realtà tutti i relatori di questo pomeriggio.